oggi una mega haul creativa. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Non faccio spesso haul, ma quando mi arrivano delle cose particolari le raggruppo tutte e ve le mostro sul piano da lavoro di Arte per te. Varie sono le aziende che oggi ci hanno mandato delle cose bellissime da provare, le proveremo molto presto. A dire la verità, alcune le ho già provate, perché nel volerne parlare nella haul volevo dirvi qualcosa di più. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere sul piano da lavoro cosa si troverà. Allora, innanzitutto mi è arrivata una confezione di resina trasparente Resin Pro con componente A e componente B. Questa va miscelata con 100 ml di componente A per 60 ml di componente B. Ho imparato ad usare la resina con Resin Pro, però poi nel corso del tempo, proprio perché ho imparato a usarla, ne ho usate anche altre. Quello che mi piace di questa resina rispetto ad altre, innanzitutto, è la trasparenza assoluta e il fatto che sia proprio bianca, cioè trasparente nel senso migliore del termine, che non rechi quella patina giallastra che molte resine col tempo rilasciano, virando un pochettino il colore, mentre questa è affidabilissima nel tempo, facilissima da usare, si usa, io la faccio asciugare 24 ore ma si asciuga anche prima, e la cosa particolare è che ha un buonissimo potere di adattamento agli errori. Diciamo che molte resine, appena sbagli un attimo l'immissione di qualche materiale, non asciugano più, mentre questa ha un margine di errore abbastanza ampio, prende talmente bene che anche se immettete del colore non disciolto bene, anche se utilizzate dei materiali che non sono idoneamente creati per la resina, questa performa molto bene. Vi ho fatto un video proprio sperimentazione in cui ve la faccio vedere all'opera e vedrete quanto brava è, quanto fa bene il proprio dovere. In uno dei prossimi video la vedrete proprio in azione, quindi questa è consigliatissima. Di tutti i materiali vi metto i link nell'info box, sono tutti link affiliati Amazon naturalmente, e li trovate qui giù. E questa mi è stata, e tutti i materiali, approfitto per dirlo, che vedrete sono stati inviatimi dalle aziende, ma non per questo ve ne parlo positivamente, no, tranne uno che ho acquistato io, ma non per questo ve ne parlo positivamente, assolutamente no, ve ne parlo positivamente perché meritano, lo sapete, non lo farei mai su un materiale che ha un certo costo come il materiale per le belle arti. Ottima sua sorella per artisti, però, è questa qua, la nuova resina di Resin Pro, Art Pro. È una resina per artisti, per fare appunto la fluid paint con la resina. Vedete, queste sono le confezioni, come questa è la confezione chiusa per come arriva, con i guanti e poi tutta chiusa nel cellofan, quindi potete stare proprio tranquilli perché la spedizione è super assicurata. Anche questa ottima, e voi direte: Ombretta, ma come fai a dire che è ottima se è chiusa? E sì, quella è chiusa, ma questa è aperta, è anche abbastanza sporca, molto utilizzata. Allora, questa resina è meravigliosa, innanzitutto rende facile il discioglimento del colorante all'interno e fa sì che sia un discioglimento omogeneo e che la coloritura non perda, cioè che non dobbiate mettere litri e litri di colore per creare un vero e proprio colore. Si fonde in maniera appunto marble, in maniera marmorizzata, molto bene strato su strato, ha una bellissima un bellissimo andamento quando scende sulle superfici da colorare, è molto bella. Io utilizzo questa per dipingere e poi vado con questa per sigillare, quindi le utilizzo in maniera sovrapposta l'una all'altra, molto bella, con i suoi colori che adesso vi faccio vedere. Allora, questi sono i fantastici colori della Resin Pro. Mi dispiace farvi vedere qualche confezione,
malconcia, tipo questa, super usata, ma proprio perché ve ne dovevo parlare in una haul ho voluto utilizzarli pesantemente, e alcuni di loro, tipo questo, li ho messi veramente a dura prova. Devo dire che sono dei colori fantastici, con una pigmentazione altissima e un scioglimento semplicissimo all'interno della propria resina, questa qui Resin Pro. Sono dei colori di alta performabilità e soprattutto molto lucenti, miscelabili tra loro, quindi per fare nuove tinte preparate le resine dei vari colori e poi le utilizzate proprio come i colori, miscelate le varie tinteggiature. E questi, non so se grazie a loro o grazie alla resina o al connubio delle cose, possono essere usati anche puri sulla resina. Allora, voi fate una base di resina, magari così marmorizzata, poi se volete dare dei tocchi di assoluto o degli schizzi spasmodici di colore pieno, potete utilizzarli direttamente sul fondo bagnato. Loro, al momento in cui poi la resina fa reazione e asciuga, si asciugano perfettamente e non rimangono appiccicaticci, quindi questa cosa mi è piaciuta veramente veramente tanto. I colori che ho io, vi dico i numeri, sono questo Pure Orange, questo qui, poi questo non lo vedete più come colore, ma vi posso assicurare che è un nero distrutto, devastato, anche questo è il Violet, Claret Violet, poi c'è lui usatissimo anche, il Blue Lilac, anche se sembra lui più violetto dell'altro, poi c'è questo bellissimo Turquoise, questo giallo, li vedrete performare in un video molto presto, e poi questo Pure Green, poi sempre di verde parliamo con l'Opal Green, stupendo, un sottobosco stupendo, quindi il rosa chiaro e il bianco, voilà. Fantastici questi colori con le proprie resine, non li ho provati con resine diversificate perché non mi interessa, perché performano benissimo con quelle della Resin Pro, quindi squadra vincente, non si cambia. Scusate la confezione malconcia, ma volevo farvi vedere anche questa soluzione, la Gilding Technic Bronze Liquid, è un oro ducato 05, nella confezione così si miscela e viene fuori questo liquido oro ducato che si passa a pennello per dare una finitura dorata. Di solito loro lo vendono per bordare le creazioni o i geodi. Io ero curiosissima, ora vi faccio vedere cos'è un geode, ero curiosissima di sapere se miscelata alla resina desse dei tocchi di dorato all'interno della colorazione. Allora ho chiesto direttamente alla Resin Pro, ma non mi hanno saputo dire se la resina poi riuscisse a fare reazione con questa dentro. Allora, essendo una soluzione alcolica, l'alcol evapora, quindi una volta che rimane solamente la pigmentazione dorata, la resina fa presa e quindi può essere anche miscelata. Io l'ho buttata così a mo' di schizzi per dare un effetto dorato, la resina ha fatto presa lo stesso, quindi può essere anche miscelata all'interno della resina o utilizzata come bordura per rifinire i lavori in resina. Il geode, mi è arrivato un mega geode che dovrei fare insieme a voi, ma non so quando, perché non è una cosa che posso fare in questo momento. Sono delle basi da riempire con la resina, ve la faccio vedere, ecco qua, è enorme, ha una diagonale che sarà circa un metro, quindi è veramente molto grande, è molto bello se uno vuol fare un bel quadro, un tavolino, molto molto bello, mi cimenterò, però non vi so dire ora nell'immediatezza. Ci sono tantissime di queste basi, c'è il geode, ci sono le basi tonde, le basi quindi con forme più geometriche, bellissime tutte, lo faremo insieme. Per dare movimento proprio a queste basi mi sono arrivati anche questi sacchettini, questo con tutti dei brillantoni, non so se riuscite a vederli, non voglio aprirli ragazzi perché sennò mi si spargono per tutta casa, però voglio chiedervi un consiglio, e questi con questi proprio cristalli così di diamanti
proprio con forma di cristallo vero e proprio. Bene, io non sono brava nell'utilizzare queste cose perché non nasco come lavoratrice di resina e di conseguenza non ho una fantasia applicata per inserire queste cose. Nei commenti lasciatemi scritto voi come potrei inserire questi cristalli senza far diventare la lavorazione pacchiana, ovviamente, quindi in un lavoro con la resina. Datemi qualche idea, vi ringrazio se vorrete. Questi li trovate comunque anche sul sito di Resin Pro e vi lascio il link qua sotto. Vorrei parlarvi anche di questa, di cui non vi ho mai parlato. Questa è l'iGum ed è una pasta siliconica che serve per esempio per fare i calchi. È una pasta siliconica con componente A e componente B, gomma siliconica in pasta. Non l'ho ancora utilizzata, ma la utilizzerò presto con voi. Sono curiosissima di provarla. Credo serva appunto per fare gli stampi, per fare delle forme, per collatura. La faremo insieme, la useremo insieme e ci divertiremo. La gomma siliconica in pasta plasmabile, completamente atossica, da applicare direttamente sul modello da riprodurre, quindi sì, è una gomma per calchi. Prima dell'utilizzo va riscaldata, va mischiata col catalizzatore in pasta fino a diventare un impasto omogeneo, di colore omogeneo. Quindi si impasta nei due elementi, si fa la pasta siliconica, la utilizzeremo perché devo restaurare una cornice e faremo i calchi proprio con l'iGum. La proveremo insieme. Mi sa di cosa fighissima. E fin qui vi ho parlato di Resin Pro, che ringrazio sempre per tenermi sempre aggiornata su queste novità fantastiche. Dopodiché mi è arrivato un pacchettino stupendo da parte della Stabilo, che ho oramai è arrivato a ridosso delle feste natalizie, quindi l'ho aperto e vi faccio vedere. Come prima cosa è arrivato lui, io impazzita. Quando arrivano i gadget della Stabilo sono uno più bello dell'altro. Allora, è tutta una collezione molto moderna, molto americana, con questa tazza per caffè che comunque è per alimenti, però loro la danno per bagnare il pennello per land lettering, perché è tutta una collezione dedicata al land lettering, come potete vedere dalle scritte sul bicchiere. Effettivamente però il simbolo per alimenti non lo vedo, quindi non lo userò per alimenti, lo userò appunto come bicchiere da inzuppo dei pennelli, da pulitura dei pennelli. Ora ditemi se non è bellissimo. La Stabilo è sempre molto moderna in questo. E sono arrivati quindi poi il suo pennello, che non ho ancora provato, vi farò sapere com'è. Mi sono arrivati tre tipi di colori, ma prima di parlare dei colori voglio farvi vedere tutta una serie di adesivi dedicati al land lettering, che non sono dati fine a se stessi, ma per imitare appunto l'andamento della scrittura. Sono arrivati i cartoncini, sono arrivate le cartoline stupende col pressato da ricalcare, cioè voi andate a ricalcare quello che c'è pressato con i colori che tra un po' vi faccio vedere, e potete anche spedire le vostre cartoline augurali. E poi mi è arrivata, bellissima, la guida al lettering. Ora, io non so se la Stabilo la venda, però sicuramente se vorrete potremmo seguirla per impostare proprio un corso, di nuovo riprendere il corso di hand lettering, di cui vi lascio qui la playlist dove c'è lei col pallino, e riprendere proprio a scrivere con le inclinazioni giuste e tutto. Quindi vi potrei anche far dividere gli spazi seguendo questo tipo di forma. Ecco, insomma, un quaderno per allenarsi. Questo penso che comunque sia in vendita insieme al materiale per brush lettering. Oggi ve li faccio solo vedere perché è una haul, poi vi farò la recensione vera e propria. Allora, mi sono arrivati i Pen Brush 68
Allora, questi sono migliorati rispetto ai precedenti perché hanno una punta flessibile, hanno il fusto dell'impugnatura bianca. Prendiamo un colore e vi faccio vedere subito come performano. Eh sì, hanno una punta molto più flessibile. Sì, molto belli, un bel colore pieno. Scrivenzo. Cosa devo scrivere? Qua mi dicono che devo scrivere Enzo. Là mi rimproverano che scrivo sempre Enzo. Titra. Gli amici di arte per te. Scusate, se mia mamma gli vuole bene, non è che dovete Non criticare. dovete criticare se sua mamma gli vuole bene. Bene, stupendi, stupendi. Non vedo l'ora di farvi una bella recensione fatta bene. Molto, molto belli, acquerellabili. Acquerellabili, vedete? Hanno il simbolo del pennellino, quindi potete fare molte cose con questi qua e li vedremo proprio su. In opera molto molto presto. Hanno un tratto fine, un tratto grosso e sono anche acquerellabili. Cosa si può volere di più? Si può volere di più questo, il trio Deco, i pennarelli metallici che sono sia adattissimi ai bambini, ma sono bellissimi anche per i grandi. Questi ve li litigherete con i vostri figli. Infatti, io qua ne ho uno piccolo che già li sta puntando. Wow, e che metallico! Molto facile da usare, con punta grande, performanti molto e sono appunto adatti ai bambini perché hanno questo puntone grosso che performa molto bene. Che bello! Questo è proprio proprio bello. Sono quelli che ho per la scuola io. E infatti sono della stessa marca. E allora, vediamo le caratteristiche di questo bel colore, perfetto per scrivere su fogli scuri, inchiostro permanente per carta legno, superfici porose, impugnatura ergonomica triangolare. Li proveremo su fogli chiari, su fogli scuri e anche su altri materiali. Infatti, va bene. Vedete la bellezza di stabile anche che semplifica tutto sulla confezione, adatti ai bambini, fogli scuri, fogli chiari, tazze, insomma, vi fa vedere già tutto qui. Li proveremo. E poi gli ultimi, i miei preferiti. No, anche quelli per brush lettering sono molto belli, ma io ho un'adorazione per i pen 68 classici che ho sempre adorato. Prendiamo questo e vediamo questo Stabilo Pen 68. Bello, punta fine, rigida. Sì, mi piace. Perfetto, vabbè, loro hanno un tratto preciso, io li adoro per i tratti proprio precisi che riescono a dare. Li adoro, li faremo anche di questi una bella recensione sulla coloritura su superfici chiare e scure, come suggerisce l'etichetta del prodotto. Grazie Stabilo, veramente, veramente tanta, tanta roba, molte belle cose. Nuove, la modernità che avanza sul piano di arte per te. Stabile sempre all'avanguardia, mi piace un sacco. E poi la nostra amica Nemiule ogni tanto si ricorda di arte per te e mi fa avere una cosa che con quello che vi ho appena presentato ci sta perfetto. Ed è perfetto anche per chi fa il bullet journal, cioè il 1548 by Nemiule. Questo bellissimo quaderno blocco per catturare le tue idee creative è un blocco puntinato, perfetto per allenarsi con la brush lettering, perfetto per comporre un bullet journal di una bellezza incredibile. La carta è stupenda, super liscia, ma con un bellissimo colore che non è bianco ghiaccio, ma è un bianco che vira leggermente sul grigio, elegantissimo, elegantissimo con questi segnalibro. Poi a metà del percorso c'è la carta così
tipo beige cotto, come appunto prende, come si vede anche nella controcoperta. Stupendo, tutto in tela beige, molto molto elegante, molto molto personalizzabile. Se fate il bullet journal, dategli un'occhiata. Si chiama 1584 by Anemule. Stupendo. Bene, questi i nostri prodotti. Io ringrazio Resin Pro, ringrazio la Stabilo, ringrazio l'Anemule per le bellissime cose che mi hanno mandato e ringrazio soprattutto voi per essere stati qui a guardare. Ci vediamo di là per le ultime chiacchiere. E allora, avete visto che belle resine, che bei colranti per le resine, che bei pennarelli metallici? Non vedo l'ora di provarli insieme a voi. E anche che bella carta, quella dell'Anemule. Tutte cose meravigliose, bellissime. Spero che abbiate il piacere insieme a me di provare queste cose nei prossimi video. Se così, fatemelo sapere tramite i commenti, suggeritemi anche come utilizzare quelle cose che vi ho chiesto durante il video, quindi andate a vedere cosa vi ho chiesto, lasciatemi detto tra i commenti cosa vorreste vedere all'opera prima e soprattutto lasciatemi un pollice in su, una condivisione per questo video e venitemi a trovare anche nel prossimo video. Ci diamo appuntamento sempre qui. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!